Ok, ci sono tante cose su come funziona il mondo sanitario all'estero, l'infermieristica in particolare, di cui in Italia potremmo prendere spunto. Sono tutte cose che sono venute fuori dalle diverse chiacchierate che mi sono fatto con infermieri all'estero pubblicate su questo canale. Però ho anche una fonte molto più vicina che è, per esempio, mia sorella, infermiera in UK, per molto tempo in terapia intensiva, adesso fa l'infermiera di ricerca. Ciao, io sono Ciuffo. Se stai alzando le sopracciglia, tipo cosa? Capisco perché è una professione che quasi non esiste in Italia, nel senso che sì, puoi fare l'infermiere di ricerca in Italia e poi dovrai trovare un modo per sostenerti economicamente. Ho preparato anche un piccolo bonus, si trova in fondo. In UK invece lei lavorava in terapia intensiva, il datore di lavoro è andato da lei e ha detto: senti, io ho bisogno di questa figura specializzata. I master in UK costano tantissimo, te li paga il datore di lavoro. Lei ha frequentato il corso, si è masterizzata e ha iniziato a lavorare in una banda successiva. Se hai visto il video in cui chiacchiero con Irene su come lavorare in UK, sai che lavorare in un'altra banda si traduce come un avanzamento di carriera, più soldi. Allora, se non sai che cosa significa infermiere di ricerca, nel caso specifico di mia sorella, significa che lei per farmaci che sono ancora in fase di sperimentazione arruola pazienti che firmano il consenso informato, poi li somministra, raccoglie tutti i dati necessari, li organizza, li cataloga e poi il risultato sarà la pubblicazione di uno studio sull'efficacia, sugli effetti collaterali dei farmaci. Che ci penso anch'io, ho fatto in un certo senso l'infermiere di ricerca, perché almeno la parte della somministrazione di questi farmaci sperimentali, beh, in Covid ho partecipato anch'io. In Italia ho somministrato idrossiclorochina, ma parlo anche dei più famosi monoclonali, ozonoterapia. Ho fatto anche i prelievi per uno studio sull'andamento anticorpale. E poi questi dati sono stati raccolti, sono stati riorganizzati, sono intervenute le figure competenze degli statisti e sono stati pubblicati anche questi articoli. Il mio nome c'è nei ringraziamenti, in fondo. Grazie Enrico. Prego. Io sono un infermiere che ha collaborato a una parte della ricerca come infermiere. Della raccolta, della rielaborazione dei dati, poi anche delle fasi di infostazione di questi studi se ne occupa Ema, che tu hai conosciuto sul canale Insanity Fair. In Italia, se vuoi specializzarti come infermiere, lo fai a tue spese. Poi è difficile anche che sul luogo di lavoro questa specializzazione, queste competenze avanzate ti siano riconosciute, ed è ancora più difficile che questo si traduca con qualche soldino in più in busta paga, no? Ti faccio questo esempio: un mio caro amico, compagno anche di corso di laurea di infermieristica, si sta specializzando in infermieristica forense. Però se vuole lavorare in ambito legale, in criminologia, il lavoro se lo dovrà un po' inventare, perché qui in Italia quasi non esiste, ovvero, non so, potrebbe fare il consulente con partita IVA? Capisci che, per esempio, se le specializzazioni qui in Italia funzionassero come in UK, ecco che gli infermieri italiani si sentirebbero forse un tantino più riconosciuti sicuramente, ma anche motivati ad ampliare le proprie conoscenze in base al reparto in cui lavorano o il reparto in cui vogliono andare a lavorare. Quindi io parto come infermiere semplice, neolaureato, finisco nel reparto in cui finisco, dove c'è bisogno, però il mio sogno è andare a lavorare al centro di salute mentale. E questo effettivamente sarebbe il mio obiettivo, ora come ora, chissà se ci riuscirò mai. A quel punto il mio datore di lavoro potrebbe dire: va bene Enrico, vuoi lavorare con le patologie psichiatriche? Specializzati. E io direi: cavolo, ok, lavoro, torno a casa, studio, perché ho un obiettivo e mi sento motivato e mi sento riconosciuto. E se il sistema funzionasse in questo modo anche qui in Italia, io sono convinto che molti infermieri italiani si sentirebbero più riconosciuti e gratificati nei posti di lavoro italiani, indipendentemente dal fatto che lo stipendio è cos'è, la metà rispetto a molti paesi europei. Si è sentito tanto parlare di infermieri che dicono: basta, vogliamo più soldi, vogliamo che lo stipendio sia adeguato agli standard europei. Ma secondo me non è quello il succo, cioè il succo è vogliamo andare al lavoro e vogliamo sentirci riconosciuti come professionisti. Ovviamente un ruolo fondamentale in questo senso se lo gioca la Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, perché se no chi altro?
Eccoci arrivati al momento del bonus. Vuoi sentire più storie di infermieri all'estero? Qui ti ho messo una playlist con le chiacchierate che ho fatto con infermieri in UK, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei una persona amata, capace e apprezzata.